Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi l'agenda che ho creato per la mia amica a tema fenicottero. Gliel'ho consegnata questa mattina, lei è stata molto soddisfatta, sono contenta anch'io perché le è piaciuta. Gli ho fatto, diciamo che oltre alla copertina, poi gli ho fatto anche i refill dentro, i divisori, gli ho messo delle card, gli ho fatto gli stickers, perché appunto ho fatto i refill perpetui, quindi gli ho fatto gli stickers con i giorni, gli ho preso la penna a tema, insomma, tutto tema fenicotteroso. Passiamo su ogni scrivania, così ve la faccio vedere in dettaglio. Allora, questa è l'agenda finita, si apre con il bottoncino pressione. All'interno c'è la taschina con le varie, con le tre taschine, dove ho inserito delle card, sempre tema tropical, fenicottero. E qua gli ho inserito 4 pagine di numerini pretagliati, quindi dall'1 al 31 per 12 mesi. Sono pretagliati a cerchio, appunto per metterli nel calendario, nell'agenda, perché l'agenda l'ho fatta perpetua. Poi gli ho fatto questa shaker del copertina 2018 con dentro delle paillette viola e paillette a forma di fenicottero. Dietro qua gli hanno messi altri 3. Poi inizia, c'è il divisorio, il primo divisorio. C'è dentro il righello dove ho attaccato il charm a fenicottero, ecco. E qua è appunto il segnapagina con il righello di fianco. Poi inizia la vista mensile, dove praticamente ho fatto delle pagine dove ci sono i giorni dal lunedì al giovedì e dal venerdì alla domenica con le note, con i vari quadretti, con i vari quadrati, dove qua può scrivere il mese, l'anno e poi una vista mensile, cioè i vari appuntamenti che deve fare ogni mese. E qua sono, dovrebbero essere 12 mesi. Poi abbiamo il secondo divisorio. Ah, l'ho fatto tutti su fogli puntinati. Il secondo divisorio dove iniziano i vari mesi. Quindi c'è la copertina gennaio con la sua tab, con la tab appunto che ho scritto gennaio, che si vede sia davanti che dietro, quindi può vederlo. Qua scrive il mese, l'anno, c'è una parte del to do e delle note e poi i giorni dal lunedì al mercoledì, dal giovedì alla domenica. E qua appunto può attaccare i vari pallini per le varie giornate. Quindi c'è tutto gennaio, tutto febbraio, poi abbiamo marzo e via dicendo tutto l'anno. Vedete che comunque i tab si vedono i vari mesi sia di qua che di qua, quindi può andare facilmente a reperirli. Finito il settimanale, abbiamo poi un divisorio sempre a tema tropicale, una pagina vellum con sopra i fenicotteri e poi abbiamo un po' di fogli puntinati bianchi, cioè quindi normali ma puntinati. Poi abbiamo quest'altro divisorio, un altro vellum, altri fogli puntinati, ultimo divisorio. Questa volta i fogli che ho inserito sono bianchi, totalmente bianchi, e in fondo gli ho messo una cartellina, gli ho fatto una cartellina trasparente appunto dove può inserire quello che vuole. Anche qui c'è un'altra taschina e abbiamo il pen loop. La penna che gli ho inserito è questa della Legami con il fenicottero, quindi da una parte scrive nero e dall'altra scrive rosa. Ok, Miss Flamingo di Legami. La
La barra è quella da anelli, quindi si apre schiacciando qui e chiudendo qua. E questa appunto la... Beh, qua si vedono i chiodini con cui sono state le viti con cui è stata inserita la barra. E niente, questa è l'agenda flamingo che ho realizzato appunto per questa mia amica che me l'ha richiesta. Spero tanto che vi sia piaciuta, a me piace tantissimo e spero tanto che piaccia anche a lei. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!